Tua madre di andare a letto tranquilla, tu sei la bionda stasera, sono un gorilla, ti porto a vedere il mare in cima a un grattacielo, mentre i cecchini ci sparano noi prendiamo il volo, a bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie dove c'è vita, come ogni sabato sera in provincia. Che tutto sembra finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato. Anche di lunedì sera è sempre sabato, sì. Quando non si lavora è sempre sabato. Vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. È troppo sabato qui. Quando arriviamo? Adesso arriviamo. Lo dici sempre, ma non arriviamo mai. Adesso arriviamo. È troppo sabato qui. No, Cristo. Cosa succede, nonno? Strada chiusa per frana. Ah, no. Prenderemo un'altra strada, anche se più lunga. Faremo tardi. Quando arriviamo? Adesso arriviamo. Sarà la frizione. Chi chiami? Chi chiami, nonno? Chiamo tuo padre, così magari ci viene a prendere. Non c'è campo, non prende. No.
Lorenzo! 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 Lorenzo. Una casa, nonno! Ma non è una casa, è un capanno. Qui non abita nessuno. Dai, andiamo. Lì c'è anche un gatto. Andiamo. No! Ho detto andiamo! Ho detto di no! Voglio andare alla festa di Lisa, anche a piedi! Ma a piedi è troppo lontano, non ce la possiamo fare! Dai, vedrai, passerà qualcuno! Qui non passa nessuno! Il primo che passa. Va bene. Facciamo una corsa. Ah, sei partito prima, nei miliardi, i miliardi, nessuno è partito e sono partiti i sei, soltanto Valentino Rossi, Subrati Smith e adesso solo Bautista, Pedrosa, Krasilov e Haydn. Ci prova su Haydn, anche su Krasilov. Ora prova Bautista, che non gliene frega niente di nessuno. E poi arriva, ci prova Bautista. No, la passa, lo passa. E adesso, punta Pedrosa. Pedrosa su Iannone. Oh, Iannone. Iannone non glielo lascia. E Marquez. Ma Lorenzo non lo lascia. Marquez ci prova. Lorenzo non glielo lascia passare. Torniamo ora al nostro argomento principale, il punto con l'esperto, l'approfondimento di ogni giorno. Come sapete, oggi parleremo del tema dell'immigrazione. Secondo gli ultimi dati Istat, si prevede che fra 60 anni il 25% della popolazione del nostro paese sarà di origine straniera. Ci chiediamo quindi se questo paese è pronto a tale mutazione. Inevitabile sotto certi aspetti, e approfondiremo l'argomento. Lorenzo, una macchina. Una macchina. Nonno, spiegagli dove dobbiamo andare. Nonno! Forza! Nonno! No, non ci serve niente. Lascialo andare. Era passato solo lui. Non lo conosciamo. Avevi detto il primo che passava e il primo era lui. Passava solo lui, adesso non passa più nessuno e facciamo tardi. Non ti preoccupare. Anzi, non ci andiamo proprio. Vedrai che passerà qualcun altro.
Dai, bimbo, salta su. Sì. Mike. Enrico. Piacere. E io sono Lorenzo. Ciao, Lorenzo. Tieni. No, non vuoi? Che dovevi fare? Ah, lo sapevo che non mi dovevo fidare. Lo sapevo. Vai via. Lascia. Lo sapevo che mi dovevo fidare di te. Je te pété, tu vas voir. Enfoiré. Lasciami. Attends, je te vois. Almeno risparmio il bambino. Ah, sì?